esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e porge il sale e non per la minestra. E non per la minestra. Quindi questo incontro lo chiamiamo l'arte spiegata a un deputato. Che vuol dire spiegata a nessuno? Lui è un europarlamentare, è capitato qua per caso e l'abbiamo messo in mezzo. Cioè il problema di Fabrizio Bertotti. Quindi se avete qualche dubbio sull'Europa, sull'Italia, i conflitti, i nazionalismi, potete approfittare. Cioè, il problema di Bertotti, Fabrizio Bertotti, è stato catturato. Attualmente parlamentare europeo, è che deve rappresentare l'Italia. Cioè, quando tu rappresenti l'Italia, cosa rappresenti? Rappresenti il posto al mondo dove c'è più patrimonio artistico, dove c'è più cultura, dove c'è più arte. Allora, cosa ci si aspetta noi comuni mortali? Che uno va là e rappresenti il nostro paese spiegando cosa c'è nel nostro paese, cos'è l'arte. Noi siamo la potenza mondiale nel campo dell'arte, ma non lo sa nessuno. Prima non lo sanno potenza. Neanche i deputati, non lo sa nessuno. Ma vi spiego perché non lo sanno. Poi parliamo dell'artista ovviamente, però siccome c'è qua il deputato, facciamo un po' di mazza al deputato, così poi via contento. E voi avete presente i partiti politici italiani, sono tanti, si presentano alle elezioni, prendono i voti, ecco, nessun partito politico italiano, ma nessuno, da Grillo a Forza Italia, la Lega, nessuno ha una riga nel proprio programma, segnata sta cosa, dedicata al patrimonio artistico culturale, una riga, non so, al rilancio del patrimonio, all'importanza del patrimonio sul piano economico, del turismo, nessuno, cioè non gliene frega niente a nessuno. Poi è anche vero che se anche qualcuno ne parla non viene frega niente a nessuno in generale, perché sono tutti presi da altri problemi, perché secondo loro con l'economia dell'arte non si mangia, mentre invece ad esempio questa chiesa qua di fronte, se fosse pubblicizzata riceverebbe tantissimo pubblico, perché la chiesa è importante. La chiesa, l'esperto l'abbiamo, no? Cioè è andato via, giù, è sotto, eccolo là, dopo se la spiega lui, capito? Perché? Cioè, perché quando fai una mostra, tornando un attimo alla contemporanea, tu fai una mostra di Kandinsky, di Picasso, di Giotto, tu si incassa 10 milioni all'anno, ma la distruggono, nessuno ha Pompei. Poi sai la teoria di Pompei qual è? E non solo di Pompei. Chi ha salvato tanto patrimonio artistico sono stati i terremoti e la povertà. Perché se tu a uno gli dai un po' di soldi, questi che hanno un po' di soldi da spendere, ti rovinano tutto. Andate a vedere il Palazzo Reale, ad esempio. Quando hanno trovato un po' di soldi, l'hanno restaurato all'interno, hanno fatto degli schifezzi nella vita, sembra il principe di Savoia. Cioè invece di utilizzare quello che è una battaglia un po' di sgarbi, però io lavoro con lui da 25 anni, quindi è ovvio che abbiamo una certa sintonia di battaglie e di interesse su queste cose. Voi andate a vedere il Palazzo Reale, l'hanno restaurato, ecco, c'è una parte non restaurata perché avevano finito i soldi, è la parte più bella di Palazzo Reale, cioè non hanno trovato i soldi per restaurarla, è rimasta come era ed è bellissima. Quindi la povertà ha salvato, Pompei è stata salvata dal vulcano. Se non ci fosse stato il vulcano non avremmo Pompei. Quindi tante volte le disgrazie portano invece beneficio. Quindi quando uno gli succede una cosa, nella vita uno succede una disgrazia. Tipo lui che è stato eletto parlamentare europeo, gli capita sta cosa. Allora devi pensare all'aspetto positivo. Ora l'aspetto positivo deve essere quello di portare al Parlamento europeo la bellezza e l'importanza che ha il patrimonio artistico per il nostro paese in Europa. Come? Tra le altre cose, quella è una delle ragioni per cui siamo qua. Allora dicevo, noi abbiamo dei partiti che si disinteressano completamente dell'arte, ma non proprio niente. Ma abbiamo tanti artisti nel nostro paese, tantissimi. Ma non gliene frega niente a nessuno. Tant'è vero, e di questo adesso voglio parlare, c'è lui, quindi parlo un po' di queste cose, poi parliamo dell'artista dopo, che la ragione che siamo qua è per il nostro artista De Mora, rappresentare De Mora, che è un artista importante, però siccome c'è il deputato gli spieghiamo due cose che dovrebbe fare, quindi l'arte spiegata al deputato, che è questa. Il nostro Stato non si occupa mai di favorire gli artisti, non so, mostre, iniziative, niente, tutto è privato, qui questa si fa grazie a un... Iniziativa privata di questo nostro amico che è un grande manager e quindi ha voluto offrire ai suoi amici, approfittando del Salone del Mobile, che è l'evento più importante che abbiamo in Italia, vengono tanti a vedere queste strutture del dopo salone e quindi facciamo vedere queste opere d'arte dell'artista De Mora, che è un artista importante per il nostro paese. Però cosa succede? Succede che il mondo politico si occupa, è un'iniziativa privata questa. Cosa fa il mondo politico? Fa una sola cosa in genere finanziata. La finanzia tantissimo, che è la Biennale di Venezia.
Biennale di Venezia e finanziatissimo. Pensate che il direttore della Biennale di Venezia, voglio essere nominato io, quello che diventa importante, guadagna 600.000 euro all'anno di stipendio. Il direttore ci candidiamo tutti della Biennale di Venezia. Più cioè, di Obama. Tornando al vulcano, cioè, anche gli incompetenti riusciranno a fare. Il doppio del Presidente della Repubblica. Questo è il direttore della Biennale di Venezia, una cosa che non si spiega. Adesso credo che... Come Befera. Sì, c'è una cosa pazza. Cioè, c'è degli stipendi che fanno vivere. Allora cosa succede? Uno pensa, vabbè, questo qui lo mettono lì, chissà che vantaggi porta la Giuliana, che farà delle cose meravigliose. E con le nostre tasse, chi le paga? Meno sgarbi, che decido di non pagare più, meno sgarbi, tutti gli altri pagano, noi paghiamo le tasse, con questi soldi diamo 600.000 euro all'anno, che per cosa sgarbi non le pago più, si può pagare le tasse per fare le rotonde e per dare 600.000 euro all'anno al direttore della Biennale di Venezia, che fa queste cose che vi spiego, cosa fa? Uno dice, vabbè, diamo 600.000 euro all'anno e uno si aspetta un ritorno, che tu a un manager privato, quando gli dai tanto di stipendio, però magari fa risparmiare. Fa qualcosa di positivo e per carità, se è un ente pubblico se lo deve guadagnare la società guadagna tre volte quello che fatturava una volta, fattura tre volte di più, gli dai uno stipendio perché il manager è stato bravo, ok, quindi gli diamo 600.000 euro all'anno a lui, ma poi c'è tutta la struttura che ci costa milioni di euro, milioni, perché vuoi dargli Porello, cioè vuoi dargli una macchina autista, cioè qui prendere il taxi, quello che costa il taxi oggi, cioè, poi fargli prendere il taxi, fargli prendere la segretaria privata che vuole un sacco di soldi, cioè, poi il pranzo, poi che poverino va a mangiare, sapete che Celentano una volta, ti parlo in frasca ma è divertente, Celentano ha fatto un contratto con la Rai di 10 milioni di euro per fare un programma, stava saltando tutto perché non aveva previsto il pranzo, cioè il pranzo pagato non aveva previsto, cioè, questo qui è uguale, cioè, vuoi dargli il pranzo, vuoi dargli una mensa, qualcosa, guadagna 600.000 euro, anche poverino, insomma, bisogna anche dargli da mangiare. E, allora con questi soldi uno si aspetta che questa struttura Biennale Venezia porti beneficio al nostro paese. La Biennale Venezia praticamente da quando è nata funziona così. Gli artisti italiani presenti alla Biennale Venezia sono sempre due, a volte tre, una volta hanno esagerato, ne ha portati 15. Come se l'Italia avesse solo questi artisti qua. Tutta la Biennale Venezia è per far vedere gli artisti stranieri. Cioè, non per fare il nazionalista, ne avessi, ma gli artisti italiani, come vedete a mie spalle, bravi di qualunque artista straniero, poi vi parleremo degli artisti stranieri, perché vuol dire sono valutati di più, sono valutati di più perché hanno degli stati che si occupano di loro, hanno una struttura che si occupa di loro, nel nostro paese invece abbiamo una cosa che si occupa di loro, che è la mafia, cioè una mafietta nella mafietta, la mafia solo quando sparano, poi sono più cretini, la mafia sono la mafia degli appalti, la mafia dell'arte, la mafia delle gallerie, allora a un certo punto la mafietta si riunisce e decide quali due o tre artisti devono essere presenti alla Biennale. Con i soldi nostri ovviamente, e allora valorizzano quegli artisti, e tutti gli altri soldi valorizzano gli artisti stranieri, cioè questo da 20 anni a questa parte, quindi questo va assolutamente eliminato, questa cosa non esiste, il nostro Stato deve occuparsi degli artisti italiani, insomma, cioè io la Biennale di Venezia voglio vedere demo, voglio vedere artisti stranieri che non so chi sono e che comunque fanno delle cose, dei video, cose di cui parlerò. Quindi questo deve essere una volta, è vero che una volta però c'è stata una sorta di rivoluzione antica alla Biennale di Venezia, perché hanno fatto un piccolo errore modesto, hanno nominato Sgarbi direttore, non della Biennale perché, ma solo del Padiglione Italia, tanto hanno detto che danno può fare, i soliti due o tre artisti, vabbè, due li sceglierà lui, e quindi cosa ha fatto Sgarbi? Ha portato con me, che gli ho dato una mano, 4.000 artisti alla Biennale di Venezia, 4.000, calcolando che in Italia ci sono 4.000 artisti bravi. Ha portato qua tutto il mondo, ha visto, grazie a lui, a me, è stato tutto io, ha visto 4.000 artisti italiani, non era mai successo. Successo stravolgente, rivoluzione assoluta, come è andata a finire? Che hanno cacciato via Sgarbi subito e quindi siamo qui a presentare Demo e basta, invece di presentare la Biennale di Venezia, e se fossimo ancora lì avrei portato anche Demo alla Biennale di Venezia perché se lo meritava assolutamente, per la sua tecnica, per il suo stile, per la sua idea, poi parleremo di lui. Quindi il problema dell'arte è questo, abbiamo uno Stato che non se ne occupa, noi vorremmo avere dei rappresentanti nelle istituzioni del Parlamento italiano, che conta poco, al Parlamento europeo, che per queste nostre cose conta magari un po' di più, in grado di fare una cosa ovvia, cioè occuparsi del patrimonio culturale del nostro paese, di occuparsi dei nostri artisti, che sono tanti, sono bravi. Noi dovremmo conquistare il mondo con i nostri artisti, invece... dato importante, rapportato a 100 il mercato mondiale dell'arte, l'Italia rappresenta l'1%, cioè 1%. Cioè credo che l'Uganda abbia un peso superiore rispetto all'Italia
dell'arte, non so, la Norvegia, che c'ha nulla, la Svezia hanno l'Ikea, nel mercato dell'arte hanno le aringhe, cioè, le aringhe, cose lì, cioè. Norvegia hanno solo artista, Munch, uno sfigato assoluto, solo lui fa più di tutta l'arte italiana, cioè, musei italiani messi tutti insieme fanno meno del Louvre, cioè una cosa, e a proprio di questo ti ha avuto uno scontro con gli altri, perché sembra che parlo sempre di politico importante. Spiegaci la differenza fra destra e sinistra. Oggi. Allora c'è un modo, perché allora, potrei parlarvi di alta filosofia politica, che so io, di Platone, di Aristotele, di Kant, che so io, di Schmitt, di Willy Brandt. Citerò invece il più grande filosofo politico contemporaneo, che è Giorgio Gaber. Voi vi comprate la sua canzone, destra e sinistra, capite cos'è la destra e la sinistra. Ha esattamente ragione lui. Stessa cosa, se uno vi chiede, ma cos'è l'arte contemporanea? Allora, potremmo citare i più grandi critici d'arte della storia, no? Se si va a arrivare a Bonito Oliva, no, perché Bonito Oliva, tre dopo Bonito Oliva, ho sentito oggi, non parla italiano, quello che è accaduto, cioè quando uno non parla, poi mi critica Sgarbi, cioè mi dice che Sgarbi non capisce di arte, ma almeno parla italiano, tutto non parla anche italiano, quello che è accaduto. Detto questo dicendo. Ah, cioè i più grandi critici, come si fa a spiegare l'arte contemporanea? Non so, lei dice non so niente di arte contemporanea, perché qui l'arte contemporanea basta fare una cosa semplice. Si va in un negozio di figli e si prende i figli di Alberto Sordi, quando al 50° anniversario proprio del matrimonio, i ragazzi gli regalano due biglietti, i figli gli regalano due biglietti per andare a vedere la Biennale di Venezia. Quella è l'arte contemporanea, cioè chi vede quel che capisce cos'è l'arte contemporanea. Funziona così, però racconto così brevemente perché non lo so, sono tre figli del genere. Questo è più importante. Allora, loro vanno a Biennale di Venezia, questi due biglietti, entrano e c'è un critico che parla, cioè un politico, un critico che parla, e lei gli chiede al marito, cioè solo, ma di cosa sta parlando quel signore? E lei gli risponde, non puoi capire, sta parlando di arte. Cioè, proprio il contrario di quella che dovrebbe essere l'arte. A questo proposito, poi facciamo parlare anche lui. Così tanto vi dico due dritte, perché guarda, quando non capite uno che parla, che sia esso un critico d'arte, un filosofo, un politico, se non capite cosa dite, è lui che non sa farsi spiegare, è lui che è ignorante, non chi ascolta, perché il vero ruolo di chi pensa di saperne di più è far capire gli altri cosa dice. Così anche l'artista. Allora, quando voi date davanti a un'opera d'arte e non capite l'opera d'arte, non siete voi che non capite, ma è l'artista che non ha saputo spiegarsi. Tant'è vero che nelle opere di Debord capiamo esattamente dove dobbiamo arrivare. Ed eravamo partiti dal fatto che non si usa più ritrarre esattamente, qualcuno lo fa ancora perché comunque l'abilità manuale di ritrarre la natura o di far vedere quanto sembra, il cosiddetto iperrealismo c'è, ed è anche bello da vedere tante volte. Molti sono andati al di là, la maggior parte ormai sono andati al di là perché vogliono far vedere quello che l'occhio in realtà non può vedere. E quindi cosa vuol far vedere Debo con le sue opere? Quello che la passione vede, quello che i sentimenti vedono, cioè il terzo occhio, quello che l'immaginazione vede. E realizza queste opere che raggiungono un obiettivo fondamentale, che è quello che deve sempre raggiungere l'arte, così spieghiamo anche cos'è l'arte, che è l'obiettivo estetico. Cioè non esiste un'opera d'arte se non piace esteticamente. Se poi a qualcuno gli piace l'animale morto di Inst e compra 3 milioni di euro, problema suo, ma certo secondo me non è un'opera d'arte. Tant'è vero che nelle opere più vendute, parliamo di qualche artista italiano, va, vediamo, divertiamoci qualche artista italiano, vediamo. Catalan. No, anche lui vende a milioni di euro le opere. Catalan cosa fa? Prende un cavallo e lo prende al muro. Cavallo. Tu entri in una sua roba e vedi un cavallo appeso al muro. E attenzione, devi dire, eccezionale, grande opera d'arte, se non fare figura degli ignoranti. Devi dire, madonna che meraviglia. Perché se poi c'è ancora uno più bravo di Catalan, che questo. Mi arriva l'altro giorno dalla Germania una foto, ho scritto, caro Giorgio, c'è questa mostra importante a Berlino, è rappresentata qui da un artista italiano. E mi manda, dico, mandami l'opera dell'artista italiano che rappresenta l'Italia a Berlino. E mi arriva la foto della merda di Manzoni. Ci stavo pensando, che infatti adesso è spoiler. Le scatolette di allora, Manzoni. La merda di Manzoni, un'opera di, ripeto, di Demo può essere venduta a 2.000, 4.000 euro. La merda di Manzoni arriva anche a 300.000 euro. Perché secondo qualche genio assoluto dell'arte, non è importante l'arte ma l'artista, cioè l'artista è più importante dell'arte. Ma capita solo nell'arte queste stronzate assolute che rovinano l'arte. Perché chi comprerebbe mai, parliamo di un artista cantante, fa un battista, qualcuno comprerebbe mai un rutto di...
ed è espressionismo, che ovviamente non ha voluto ritrarre esattamente com'è, ma com'è, è un'immaginazione sua che porta a questa cultura importante che è l'espressionismo. Filter da ciò come arte degenerata, vediamo perché, il tempo è lunga, ragazzi, siamo avanti, è lunga, ma veniamo a portare. Allora, voi vedete le opere di De Mol, ogni opera vi dà delle sensazioni positive e negative, a chi piace una, a chi piace l'altra, a uno piace più il cavallo, a uno piace più i volti. Io gli ho rubato a sua insaputa, come ha fatto quello che ha rubato la Gioconda al Louvre, sono andato nell'albergo di De Mol, gli ho portato via un'opera dove c'erano due calciatori bellissimi, c'erano due calciatori, dove c'era uno dell'Inter e uno del Milan, ma si capiva che prevaleva quello dell'Inter. Allora ho portato via l'opera, ma sono portato via io, perché a me piaceva quella. Quindi ogni opera ti dà delle sensazioni. Ora voglio immaginare le sensazioni che dà Fontana. Facciamo che invece di De Mol oggi ci sia una mostra di Fontana, tu ti fermi davanti alla prima opera e vedi un taglio. Ti fermi davanti a questo taglio e dici, non ci posso, meraviglioso, un taglio di Fontana, lo spazialismo, dietro la tela, poi non avrò niente, ma dietro la tela. Dopodiché vai alla seconda opera, due tagli, chiami tutti gli amici, cioè, grazie per voi. Due tagli, poi ti sposti, tre tagli rosso, cioè ci prende per il culo, ragazzi, ci prende per il culo. Quando ho visto che il taglio, ma non c'è dubbio, geniale, come quando, l'aria d'artista. Quando ho visto che il taglio si vendeva, ho cominciato a fare un sacco di tagli, cioè una roba, voi provate a immaginare il lavoro che c'è dietro queste opere di De Mol e il lavoro che c'è dietro un'opera di Fontana. Cioè, prendi, d'altra parte, vedete, insomma, poi chiudiamo, facciamo parlare anche i nostri deputati, si fa un po' di sicurezza. Di Maio. Quando uno compra una parola, invece suggerimento per fare il gioco, se volete comprare, no, Là ci sono già le cose per vedere. Anche perché non aveva il supporto per fare l'esperienza. Ho preso le cruci, ho fatto il lavoro. Mamma mia! C'era mia figlia che guardava, cosa fa? Allora, ma che sta? Tutte le altre erano. Però nello scritto ufficiale. Sì, bravo, golfista. Sì, se no è un casino. Come faccio? Detto questo, quindi mi guarda. Io non riesco a immaginare molto la carta sua. Sa che ce la devo dire al contrario. Tipo a casa, volevo rilassarsi veramente. Si siede sul divano e davanti a lui anche le opere di Dimitri. E io capisco quello che si siede e vive con le opere di De Mol, e lui può dire che magari si siede e si guarda la mente. Dipende dalla giornata, a volte ci sta per chiudere il cielo. Se uno gli dà delle sensazioni da merda di Manzoni, ragazzi, c'è qualche problema. No, ma detto questo, io direi, no, sa dire anche qualcosa di importante oggi.
hai ragione quando dici che spiegare un risultato che si trova che è uscito quest'anno al Parlamento. Ieri un anno è un anno perché il 12 aprile è scusa che sei un anno solo Parlamento di Vado a recuperare una persona, Buongiorno, come sta lei? Andava in giro per i mercati a far vedere le cose più che dici tu? E la gente nei mercati non li distingueva. Qualcuno faceva confusione, c'è sempre la Lara comica, ma nessuno sa che era un deputato e tutti la chiamavano dalla campagna. Però dicevano che andavano sempre in due, avevano capito il partito, ma non sapevano che era. Ah no, scusa, ti interrompo, non ho capito perché ero certo che tu mi si vede essere stato più fatto scoppiare non perché lui è diventato famoso perché è andato a rappresentare il Parlamento europeo in Crimea durante la televisione adesso mi ha capito perché tutto questo casino per un decennio che faceva attenzione c'è anche qualcuno di stare la Crimea di notorietà è stato il passaggio di generazione durante prima non rappresentavo il Parlamento europeo se dovevo mandare qualcuno non mandavo chi rappresentava? No, sono andato per conto di relazioni internazionali per conto di anche perché l'Europa non riconosceva ancora il referendum, quindi il fatto stesso che sono andato quando gli ho chiesto di essere cioè, il mio collega polacco gli ha chiesto che non si cacciata dal Partito Popolare Europeo perché andando lì ho contravvenuto al fatto che non hanno riconosciuto il referendum. No, ma è di quello. No, dicevo questo prima che trasformare, è vero che 12 mesi, bisogna non andare nemmeno dall'ufficio all'aula delle commissioni, perché ci sono, e vi dico questo, questa è carina sul serio. È normale che in un Parlamento ci siano i bar, ci sono 2-3 bar, appunto 4.000 persone. Questo bisogna dirlo, non è come la Camera Parlamento nazionale dove non si paga quasi niente, no, lì è a prezzi di mercato per noi come per gli altri, insomma. Però effettivamente c'è un bar solo per i deputati. Cioè, noi possiamo entrare, magari possiamo portare qualcuno, però effettivamente è il bar dei deputati, prezzi identici agli altri, niente di particolare. Come in tutti i bar c'è la toilette e c'è l'avviso, c'è il cartellino fuori per indicare che là dentro c'è la toilette e c'è anche l'indicazione, la freccia toilette, perché è dietro l'angolo, è normale. Ma avete mai visto in una toilette l'indicazione per tornare nel bar? Giuro, c'è l'indicazione per tornare nel bar. Prova niente. E poi, e poi ho anche capito perché. Perché quello è l'unico posto dove si presuppone che il deputato vada senza l'assistente. Siccome effettivamente siamo sempre accompagnati dagli assistenti. Io sono un po' in eccezione perché ero andato prima, perché sapevo già di diventare deputato, quindi mi ero organizzato. Effettivamente, soprattutto quelli diciamo un po' più âgé, vanno con l'ascensore, che gli quindi l'assistente gli preme il bottone, li porta al piano giusto. Perché... è così labirintico. Sì, effettivamente è un casino. Perché voglio dire, no, in certi palazzi ci sta. No, effettivamente è labirintico, però si prende, ma perché dire, questi due edifici, uno là e l'altro... E quella è una vaccata che però è stata fatta in sede... diciamo costituente della Comunità Europea. È stato un contentino dato alla Francia, per cui la sede ufficiale del Parlamento Europeo è a Strasburgo, non è a Bruxelles. Cioè la sede ufficiale del Parlamento è Strasburgo. Poi siccome tutte le istituzioni europee hanno sede hanno ufficio a Bruxelles, noi abbiamo tutti gli uffici fatti, per noi è una rottura di scatole incredibile. Perché noi thank you.
esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono. È cultura universale o biblioteca comunale, fra il celeste e il profetico, fra il religioso e il mistico, il maschio e la sua conquista, il puro e il diabolico, fra il politico e il possibile, il passero e l'azzurro profondo, il rosso e il suo tramonto, la voce e lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Sempre, 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 sono un uomo libero. Sempre, 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 sempre.